Partiamo fra 3, 2, 1, go! Ok, allora, buonasera a tutti, qua è il resto del mondo News 24. Siamo venuti qua per un semplice motivo. Ci è stato detto che ci sono dei VIP tra di noi. Cioè noi veniamo direttamente da Roma, noi siamo delle persone importantissime nel nostro campo, cioè hanno tutti i cappellini di questo caso, è veramente stupendo. Comunque siamo in diretta e ci hanno detto scopriamo questi VIP. Allora noi adesso giriamo, dobbiamo controllare un po' tutto questo paese, visto che è così grosso, con questa festa così grande, no? Dobbiamo controllare se ci sono veramente questi VIP. Non so, tra il pubblico, la mia sinistra, la mia destra, vedo bambini, vedo... Oh, guarda là chi c'è! Vedete, veramente c'è, allora, c'è qualcuno di importante da veramente in questa festa. Ciao ragazzi, ciao! Questo è Valentino Rossi. Adesso noi facciamo un'intervista, ti va? Va bene. Due parole, ti lascio il microfono. Va bene, aspetta, mi tolgo gli occhiali da sole che non vedo un cazzo. Tieni. Qua metteremo i beep poi. Scusate, alla fine. Tanto. Ciao ragazzi! Tanto siamo solo in diretta, tranquillo. Ah. Allora, partiamo con una semplice domanda. Sì. Come va il mondiale quest'anno? Ma il mondiale! Siamo terzi, sono tutto bene, è l'ultima gara, anche se questo Marquez è veramente fortissimo. E niente, sono contento, però nell'ultima gara ho avuto qualche problemi sul circuito con la moto, ma spero che i nostri ingegneri possano risolverlo. E niente, sono contento, ma insomma, vediamo un po' quello che si può fare, anche perché questo Marquez, uno con la moto ci sa stare. Sì, ma un po' forte Marquez quest'anno. Vediamo cosa possiamo fare, no? C'era un'altra domanda che mi chiedono in tanti, ma mi parlo sempre di queste gomme, no? Ma queste gomme, cioè, possono influenzarlo veramente il campionato? Cioè, non lo so, Ma la cosa che può influenzare il campionato è la sfiga che mi sono portato dietro dalla Ducati. No, beh, a parte gli scherzi, niente. Ma abbiamo provato queste gomme che abbiamo, diciamo, che ci abbiamo investito tanto su queste gomme a mescola morbida e niente, i nostri meccanici stanno facendo davvero un bel lavoro e sono contento, vediamo un po' come si può fare. Va bene, io vedo una mano alzata dal pubblico, questo è di un altro microfono che vado, che poi voglio sapere, voglio fare una domanda importantissima. Scusi, buongiorno, anzi buonasera. Ciao Fabio, ti ho riconosciuto. Ciao. Ma posso farle una domanda? Va bene, dimmi tutto. Ma uscendo fuori dal discorso delle moto, Correlli, come sta andando? Adesso le passo il microfono per Rally. Sì, perché sennò si sento cazzo. Allora, ma il Rally è un discorso che sto portando avanti, perché penso che comunque questa cosa che mi piace molto. E niente, penso che quando metterò con la moto andrò a fare il rally, anche perché è anche molto più scuro, ecco. Però qua c'è tanta gente che mi dice no, si tenga pure il microfono, glielo sto parlando. Ma mica lo so. Siamo quasi in diretta, faccio la diretta. No, comunque, tanti però mi dicono, però ultimamente va tanto sulle macchine, si dimentica un po' come si cambiano le moto, non so, tipo, sei abituato a cambiare con le mani, quindi a volte non sai come cambiare. No, ma questa è cazzata. Non lo so, loro dicono così. Allora, va bene, allora smentiamo tutte le voci che dicono che... Smentiamo. Allora facciamo un'ultima domanda classica. Lorenzo, è un po' come a correre insieme, una cosa e l'altra. Ci sono dei litigi nei box, parliamo un po' di questo Lorenzo. Ma Lorenzo, anche lui è uno che sulla moto ci sa stare, è veramente tostissimo. Ma mi dispiace per questo suo momento, no, però... Sono sicuro che si riprenderà, perché è uno che sa fare le cose e niente. Per quanto riguarda il litigio, sì, è vero, perché nell'ultima gara lui dice che nel 15° giro della gara l'ho toccato, mentre lo stavo superando, l'ho fatto spendare, ma niente, non l'ho fatto apposta, perché comunque si sa che quando dai la scelta tra la moto va, è difficile da controllare. Sappiamo tutti. Ma secondo me gli ho solo il culo a stare sempre dietro. Boh, grazie mille per questa intervista, diciamo di parte, cioè ci sta sulle scatole Lorenzo, certamente dire, no? Sì, cioè, sono il primo a dirlo, sì. Ti chiamo tutti per te, quindi grazie, voglio bene ragazzi.
Adesso ti lasciamo qua, che ti vedo con la bici, lo so. Sì, perché ho anche lasciato la moto il cazzo e non vorrei mai che Dovizioso me la lasciasse per arrivare prima alla prossima gara. Va bene, allora grazie mille. Grazie a voi, ciao ragazzi, ciao. Oh, grazie. Vale. Io avevo detto che quel clip c'era, in effetti un VIP l'abbiamo trovato. Valentino Rossi. Cioè poi sinceramente diciamo. Io non l'avrei detto però. E poi diciamolo, a noi non ce ne frega niente, che torniamo, che non solo far bella figura a Roma, cioè per il nostro, cioè, nostro studio. Sì, a Roma nel nostro studio. In questo bel paese di San Degliano, guarda che pubblico. Cioè c'è un pubblico stupendo, c'è questa festa. Poi abbiamo detto di cose strane, di giochi strani, angurie, elastici, sarabanda, sapone, tutto di più. Comunque adesso, visto che siamo in cerca sempre di questi VIP, io direi che provo a farmi un giro tra il pubblico per vedere qualcuno. Cerchiamo, non lo so. Cerchiamo. Io da sempre il solito faccio il giro, Sono sempre quello alla fine. Qualche sospetta c'è però. Comunque, secondo me fra poco qualcuno lo troviamo. Sì, lo perché se a me da Roma mi chiamano, mi dicono, guarda che c'è questo e quest'altro, non mi possono fare questi scherzi. Oh, grazie, meno male se me lo dicono per te. Me lo dicono, certo. Un'altra cosa, secondo te Valentino cosa la può vincere questo campionato? È un po' dura perché c'è la giornata, ma secondo me non ci sento. Però io sento un odore strano. Un odore di sigaretta, ma proprio senza pungente. Non lo so, sento tipo di odore di... non lo so. Ma che? No, vabbè, ragazzi. No. Abbiamo il presidente qua. Il presidente. Venga con noi. Piacere, onorevole. Aspetta che le do un microfono e si presenta anche al pubblico. Buonasera ragazzi, sono il presidente Lite Moratti, presidente orario. Buonasera a tutti. Guardate che lì questo presidente. Ci sono, c'è questo presidente fuori le altre in questo momento. Vabbè dai, cioè, se la permette l'intervistina. Certamente sono qua in Sardegliano in vacanza, insomma, che poi non si capisce che posso stare qui quanto voglio. Va bene, allora. Prima domanda, sì. Come va il mondiale? Come va il mondiale? Il mondiale. No, che mondiale, sono ancora rossi. Rivoltarci tu. Come va la stagione dell'Inter? Io so che lei non è più il presidente, però mi ha parlato di questo Tohir. Cioè io premetto che di calcio non ne so niente, no? Quindi a me, la regione Roma mi dice, fa queste domande e vuoi che trovi, no? E perché di questo Tohir? Io non sono un Thor, quello col martello, supereroe, però evidentemente esiste questo Tohir. Certo che esiste, in tutto l'Inter, certo che esiste. Allora ci spieghi un po' chi è questo Tohir. Ma guardi, sicuramente Tohir è una persona simpatica, una persona distinta, fantastica, quanto mio, credo che insomma lui non si capisce, insomma, dove sono finiti tutti questi soldi investiti nell'Inter, che ha fatto 4 acquisti e fatti danni, insomma. E niente, comunque è veramente simpaticissimo, ecco. Vabbè, quindi quello che mi ha capito è che è un simpaticone. Sì, è una persona simpatica. Simpatica. E quindi Mazzarri invece è un altro personaggio importante. Mazzarri prima di tutto è simpaticissimo, devastante anche lui. Niente, lui è un buon allenatore sotto il profilo tattico, però non si capisce che all'inizio ha fatto magari male un po' per quelli che c'erano prima, insomma. Ha fatto anche lui 2-3 partite, ha fatto i danni. Niente, però con la squadra che abbiamo fatto adesso, comprando giocatori come Vinici e Osvaldo, insomma, si capisce che deve fare meglio. Ah, Vinici e Osvaldo, quindi lei mi sta dicendo che Vinici e Osvaldo sono all'Inter? Certamente, io compro. Io lo Osvaldo che conosco è quasi Sandigliano, comunque, cioè, è sempre sì, lui qua, poi magari è nato Osvaldo, non lo so. Ma no, lui è venuto in vacanza con me perché avevo bisogno di... Bel ragazzi, insomma. Ah, una bella presenza in squadra. Una bella presenza. Perché avevamo avuto giocatori come Schirotto e Jordan, non erano molto belli. Ma passavano la media. Esattamente, anche perché è importante, immagino. Va bene, allora, ancora una domandina. Mercato Inter. Ma il mercato dell'Inter non è sicuramente chiuso, stiamo preparando ancora qualche chicca per i nostri tifosi che sicuramente se lo meritano perché sono simpaticissimi. Facciamo un applauso ai tifosi dell'Inter, perché sarà qualcuno qua tra i presenti.
Ma insomma, simpaticisti ci hanno sempre tenuto la squadra, ma forte, anche quando ho avuto momenti difficili, insomma, ci sono stati tanti. Va bene. Io, ecco, di nuovo lei. Mi scusi, le faccio una domanda qua e torno subito. Grazie, sono dei grandi studi. Buonasera, piacere di conoscerla. Posso farle una domanda? Ma per lei sono tutti simpatici. Ci sarà qualcuno che le sta un po' antipatico? Non so. Aspetti a rispondere, ti vediamo il microfono. Ma sì, antipatico Branca me ha fatto degli acquisti nell'Inter che è una roba assurda, non capisce un cazzo Branca, perché ha preso dei giocatori che avrebbero fatto panchina anche in terza categoria e non si capisce, insomma, i soldi adesso bisogna trovare in altro modo. Anche perché io so che Branca ha rifiutato un certo giocatore, qua di Sandigliano. Sì, ha rifiutato un signor giocatore che sicuramente... Adesso non so se poi hai messo al pubblico, però insomma, mi dispiace che ci sia. Lo vedo in fondo, eccolo là, proprio lui. Grazie, eccolo là. Grandissimo, peccato che ha preso Osvaldo, se non avrò preso lui. Va bene, faccio un'ultima, sì, un'ultima domandina. Cioè, più che altro è un nome, Balotelli. Balotelli, piano giocatori come lui, perché sicuramente è un grande campione. Però non si capisce, insomma, mettere un po' a testa a posto e però facendo così vedrete che diventerà un grande campione di cui anche la nazionale ha bisogno, si capisce che in questi ultimi anni ha fatto un po' male, insomma. Va bene, allora finiamo con questa richiesta, diciamo, importantissima. Ci parla un po' della gente di Sandigliano che ha visto in questa festa, della festa di Sandigliano. Ma la gente di Sandigliano è fantastica, simpaticissima, della gente che trovi da poche parti, insomma, sono contento anche con questa festa che si sente anche da già a Milano e sono veramente contento. Anche perché io ieri sera non si ricorda perché non aveva avuto qualche bicchiere di più, ma ballavamo insieme, ieri era qua che ballavo insieme. Ricordo. Ah, si ricorda. Ricordo, ballavo qua con due ragazzi di Sandigliano, tanta roba ragazzi miei, sono veramente contento. Mi sono divertito. Va bene, allora visto che si è divertito, lasciamo fare le sue 15 sigarette al minuto. Tutti quanti. Va bene. Arrivederci, sono vostri. Grazie mille. Beh, cosa possiamo dire? Abbiamo trovato due VIP d'eccellenza, cioè ragazzi abbiamo trovato il presidente dell'Inter, anche ex presidente dell'Inter. Ma come la vedi quest'anno l'Inter? Come la vedi? Ma quest'anno l'Inter, io ho detto prima, non capisco niente di calcio, per me potrebbe avere anche la maglia rossa e blu, per me, non lo so neanche che maglia abbia l'Inter. Non ci sarà più il 2010 secondo me. 2010, no, siamo nel 2014, non lo so cosa dire, 2000... è vero. Io sono sicuro che se noi guardiamo bene in giro c'è ancora qualcuno. Sì, sicuramente, dai. Perché se da Roma ci mandano con questo cappellino che è improponibile. Scusate, dalla regia di Roma dovremmo andare in pubblicità fra non molto, quindi dicevamo prima col vostro collega di Italia. Quindi adesso cerchiamo pochi VIP per cortesia. Sì, la regia di Roma ce lo dice, perché. Da Roma è tutto, grazie. Grazie tanto. Perfetto, allora niente, noi cerchiamo quest'ultimo VIP, speriamo di trovarlo presto. Ti fanno aspettare. Andiamo solo più poco. Non lo so, comunque no, bella la maglia, comunque, complimenti. Così bello quanto il cappello. Ma senti la cappella? Infatti il bravo. Una relazione, non è colpa mia. Ah, va bene, io va bene. Va bene, allora adesso noi aspettiamo quest'ultimo VIP. Anzi, aspettare questo VIP. Dalla musica, secondo me, è un VIP un po' tamarro. Qua c'è un VIP tamarro finalmente. Non so se l'avete riconosciuto, È Mario Balotelli, ragazzi. Adesso lei, signor Mario, ci una piccola intervista, veloce, Chiaro che poco tempo che c'è con la casa. Va bene, pochissimo tempo. Allora, subito, bruciapelo, Moratti. Ma che fa questo qua? Non lo consiglio un attimo, non lo consiglio. È un disadattato, poverino, Grazie, per sicuramente c'è la security qua. Fatti incazzare il nero, lo so qua.
Domanda velocissima, Moratti ha parlato bene di lei, ci dica un po' cosa ne pensa di Moratti. Ma sono contento che esiste per la bene di me, però è chiaro che tutto a fare la nuova stagione e fare bene. Boh, breve coinciso, la vedo molto... Un po' peccare parola. Allora, un'altra cosa, quest'anno Milan... Ma il Milan è chiaro che giocherà titolare così soffrono per gli altri. Però è chiaro che forse il mister sta facendo correre troppo e probabilmente che va scambiato per molti. Sì, tanto il colore per me è quello. Poi sempre lo stesso. No, no. Beh, naturalmente. Ultima domanda, la più importante. Prospettiva nazionale. Ma nazionale nel senso la maglia mia, quindi è chiaro che io non posso fare pubblicità per entrare in nazionale, che però il mister deve capire che io resto un ragazzo di 24 anni, una persona che può sbagliare, un ragazzo umile, ma che resto giocatore più forte di tutti. Umile, eh? Umile, ripeto, ti ho detto umile? Umile è più forte di tutti. Più forte di tutti, però è umile. Chiaro, è chiaro. Umile. Giocatore più forte del mondo dopo Ronaldo. E allora faccio l'ultima domanda. La vita privata, ci parli un po' della sua vita privata, signor Balotelli? Fatti i cazzi tuoi. No. Niente, nella vita privata non ne parla. No, il vita privata non si può parlare di però, più. Però ti devo dire com'è questa festa di San Migliano. Ma, e la gente. Ma la festa non piace perché non c'è sole e non mi posso pensare. Chiaro che per la gente è un po' più bello perché dopo qua a chiedere una cosa fa fare foto e io non posso stare con quelli. Boh, niente, va bene, molto gentile, la caccio via a questo punto, data la sua gentilezza. E niente. Arrivederci. Bene, noi abbiamo finito il collegamento, ringraziamo tutto il pubblico. Anche perché la Roma ci sta chiamando, eh. Boh, 3, 2, 1, poi spegniamo la telecamera. Ok. No, siamo lì. Ciao Paolo. Ciao. 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 Ma come l'hai fatto? Apriamo le votazioni. Vi ricordiamo, state sul tempo di darci il tempo appunto di contarvi, eh. Dove che devono contare?